Ma come dipende da noi? Scusa, se ho sentito. Gli altri lo sentono? Ah, scusami, allora dovresti spegnere il microfono. Abbiamo superato 5 minuti di ritardo, anche se non accademico. Ok. Essendo tutti presenti, possiamo Stai iniziare. sentendo? Perfetto. Ok. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie per essere intervenuti in quella che è una bella giornata per la città di Modena, per il suo comparto culturale e non solo, perché in un anno così complesso proviamo a guardare al futuro e a lanciare una sfida bella da vivere con serenità, al meglio delle nostre forze e possibilità per provare a ripartire e a ripartire tenendo al centro due ambiti che ormai sono diventati connessi e interconnessi tra di loro come le politiche culturali e le implicazioni che il digitale e le nuove tecnologie portano e comportano in questo ambito. Noi siamo in un territorio, rappresentiamo un territorio, Modena, che ha attitudini storiche consolidate, un DNA fatto di saperi e di saper fare e che ha nell'ingegno e nella creatività, nel fare industria, uno dei tratti distintivi del proprio essere. L'innovazione e la creatività come processo dinamico che permea il nostro territorio. E una capacità creativa che va dal designer all'artigiano, dal progettista al disegnatore, che ha caratterizzato il Novecento del nostro territorio. Siamo immersi in una trasformazione profonda che la pandemia ha accelerato, dove sempre di più materiale, immateriale, fisico e digitale si sono interconnessi. In ogni ambito, da quello artistico a quello culturale, fino a quello didattico, formativo, fino a quello della produzione e del consumo. Le trasformazioni che stanno riguardando i siti industriali, ex industriali della città, si stanno muovendo in questa direzione. Quindi grandi luoghi e grandi spazi che stanno rigenerandosi, riqualificandosi e rifunzionalizzandosi, mantenendo la storia e le storie di un passato manifatturiero industriale e guardando al futuro, che è una delle parole chiave, come nuovi luoghi e nuovi spazi dove le industrie culturali e creative trovano e dovranno trovare sempre di più le condizioni per svilupparsi. La sfida della candidatura a Città Creativa UNESCO per il cluster delle media arts si muove in questo perimetro, in un ambito di sperimentazione e di ricerca che tiene insieme innovazione e creatività, una candidatura che vuole essere una candidatura di sistema di tutta la città partendo dall'ecosistema culturale cittadino, che non vuole insistere principalmente su un progetto, ma una candidatura di rete e di sistema perché è la città e i suoi attori che si candidano. Un processo iniziato ormai da diversi anni che tocca non solo alcuni quartieri, alcuni rioni, non solo il centro storico, ma tocca tutta la città perché è una trasformazione, è un processo di trasformazione in corso. La mappa che plasticamente racconta questo processo è quella che ho condiviso adesso e dà la dimostrazione dei soggetti coinvolti presenti oggi e di quelli che ci accompagneranno in questo percorso, del lavoro che è stato fatto,
degli ambiti che sono toccati da questo percorso, che vanno dalla formazione alla digitalizzazione, all'impatto sulle arti performative e sulle arti visive, fino alla musica, con un tratto distintivo sul quale continua a insistere perché rappresenta un ambito, credo, di forza della nostra candidatura, cioè quella di abbinare i processi di trasformazione dei siti, dei luoghi, degli spazi della nostra città a progetti che in quei luoghi, in quegli spazi e in quei siti trovano corpo e trovano gambe per attuarsi. Lo vedete e lo vediamo da questa mappa quanto questo processo stia impattando sulla trasformazione della città. Quanto tenga insieme istituti e soggetti culturali pubblico e privati e quanto la trasformazione sia profonda e in corso. Lo vedete anche da quanto è densa questa mappa e da quanto potrà diventare ancora più carica di contenuti, di processi e di progetti, perché la trasformazione è una trasformazione in corso ed è una trasformazione che sta provando a andare a sperimentare, a toccare ambiti di frontiera che solo fino a qualche anno fa per la nostra città era impensabile. Siamo consapevoli che quella che ci attende è una grandissima sfida. Nessuna città italiana afferisce al cluster delle media arts nel network delle città creative UNESCO, lo stesso cluster delle media arts e la stessa definizione di media arts è una definizione che da un lato ha pochissima bibliografia e pochissima letteratura, dall'altro lato ha una bibliografia e una letteratura sterminata perché si presta alle definizioni le più diverse. La sfida sarà quella di declinare il tema delle media arts per la città e per il nostro territorio, partendo però da un ambito e da una candidatura che vuole essere una candidatura di rete e di sistema. E molto più che le mie parole, questa mappa rappresenta quale rete, quale sistema e quale trasformazione è in corso e quali ambiti di sperimentazione e di ricerca la città vuole continuare a esplorare. Quindi io vi ringrazio in maniera, se volete, scontata, ma non banale, per essere parte attiva di questo percorso in un anno che sarà ancora complesso, ma che vuole essere anche grazie e soprattutto alla cultura e agli agenti e ai soggetti culturali un anno di ripartenza piena per la città. Dalla regia, tra l'altro, ma non vi nascondo un po' di emozione, mi ricordo che non avevo salutato i soggetti e i vari ospiti, mi scuso, però devo dire che è veramente una bella giornata e che, come dire, è la prima tappa di un percorso che mi auguro possa essere altrettanto bello e gratificante, ma oltre a salutarvi, vi ringrazio per aver condiviso fin da subito questa proposta, questa idea, questa sfida dell'amministrazione, perché davvero non è una candidatura dell'amministrazione o del settore cultura dell'amministrazione, ma vuole essere una candidatura e un percorso della città fatto con la città, guidato dagli agenti e dai soggetti culturali che la compongono. Spero si sia sentito quasi tutto. Io lascerei la parola a questo punto agli altri ospiti previsti nell'intervento, partendo dall'architetto Vittorio Salmoni. Grazie Andrea, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi, ringrazio il Comune di Modena dell'invito.
A me spetta in questa giornata introdurre alcuni elementi che collegano la candidatura di Modena al network UNESCO Creative Cities e per capire un po' le dimensioni, il profilo del network e il valore della candidatura di una città a questo network. Io sono al momento il focal point, così viene indicato dall'UNESCO, il responsabile della gestione delle attività di una città creativa, il focal point della città di Fabriano, che si è candidata come seconda città italiana nel 2011, ottenendo la nomina nel 2013 al network delle città UNESCO. E sono anche, Fabriano è al momento la città che coordina il coordinamento nazionale delle città creative italiane, che in questa fase sono 11 e adesso le citerò anche. Il lavoro che le città creative svolgono a livello nazionale è principalmente riferito al rapporto con la Commissione Nazionale UNESCO e con la delegazione italiana, quindi l'ambasciata italiana presso l'UNESCO. L'Italia ha, come dicevo, 11 città in questo momento nominate al network Creative Cities. E queste sono Bergamo, Biella, Alba, Torino, Roma, Milano, Fabriano, Pesaro, Parma, Carrara. Spero di averle dette tutte. Tutte queste città appartengono alle sette categorie creative, ai sette cluster creativi attorno ai quali è articolato il network UNESCO. Tutte meno una, il Media Arts. Nessuna città italiana prima di ora si è mai candidata a questa specifica categoria creativa. L'UNESCO nel 2004, quando ha istituito il network, quindi ha, come dire, varato una convenzione specifica per le politiche urbane, aveva chiaramente davanti l'enorme trasformazione che le città, prepotente trasformazione che le città stavano vivendo e un orizzonte diciamo di sviluppo che l'Agenda 2030 ha poi anche confermato e gli stessi dati dell'OCSE, recenti dati dell'OCSE hanno ancora una volta ribadito, e cioè che le città si stavano configurando sempre di più come le vere generatrici di sviluppo e di risorse, non soltanto materiali, ma anche immateriali e soprattutto umane. E per questo nel 2004 l'UNESCO ha ritenuto di varare una specifica, concentrare una specifica attenzione alle politiche urbane, alle città e alle relazioni tra di esse, ed anche individuare un motore che, come dire, un elemento che le mettesse in comune tutte quante e un motore che generasse particolare, che generasse questa capacità di sviluppo, e questo motore è stato individuato nella creatività e quindi in maniera più generale il traino culturale allo sviluppo. Questo fattore comune, la creatività, l'innovazione, è particolarmente sperimentabile all'interno delle città, siano esse molto piccole o siano esse delle metropoli, delle megalopoli. Nel network in questo momento infatti coesistono queste dimensioni urbane e coesistono città molto piccole, la più piccola città si chiama Frutillard e sta alla Terra del Fuoco in Cile, e le megalopoli sono le principali megalopoli mondiali, Pechino, Città del Messico, Istanbul ed altre di questa dimensione. Dicevo,
L'Italia ha concorso alla partecipazione al network sin dal 2006, quindi 2 anni dopo l'istituzione del network con Bologna, e poi via via dal 2006 sino al 2019 si sono aggiunte tutte le altre città che, come dall'elenco che ho fatto potete riscontrare, sono alcune tra le principali città italiane di dimensioni diverse, anch'esse diverse. Al momento il network è composto da 246 città di tutto il mondo, cioè di 5 continenti, e di circa 92 paesi presenti nell'ambito dell'UNESCO. Non quindi tutti i paesi, non tutti i paesi rappresentati. Il network funziona molto bene, è diviso, come vi dicevo, in 7 classi. Le riepilogo così, per memoria. Le classi sono le classi creative, i cluster creativi sono il craft and folk art, per cui in Italia sono candidati, sono nominate Fabriano, Carrara e Biella. La gastronomia, per cui è candidata Parma, la letteratura, per cui è nominata Milano, il design, per cui è nominato Torino, nominata Torino, il cinema, Roma, la musica, Bologna e Pesaro. La gastronomia, scusate, non è solo Parma, ma anche Alba. Ecco, all'appello manca il Media Arts. Modena quindi ha scelto di candidarsi, ha fatto una scelta molto coraggiosa, ha scelto di candidarsi per un cluster che vede rappresentate nel mondo soltanto 17 città. E è un cluster in via di definizione che è partito, diciamo così, chiaramente un po' in secondo piano rispetto ai cluster più di maggiore impatto. Pensate al design e all'impatto che ha con la produzione, con il mondo imprenditoriale, con il mondo dell'arte e della progettazione. Pensate al craft and folk art che naturalmente estremamente rappresentato quasi dovunque nel mondo, o la letteratura o la musica, ma sta assumendo Media Arts un valore sempre maggiore che, come Andrea ricordava, è legato anche all'evoluzione della cultura digitale nel mondo e quindi a un aggiornamento progressivo della definizione proprio del termine Media Arts alla luce dei progressi e dell'evoluzione che questo comparto, diciamo, genericamente inteso, la cultura digitale sta vivendo prepotentemente, velocemente, e soprattutto in questo periodo, e che ha avuto un'accelerazione incredibile, soprattutto in questo periodo di pandemia. Perché le città si candidano al network UNESCO? Perché sempre di più si assiste, intanto perché è esploso, fino a pochi anni fa era costituito da appena 63 città, era una sorta di club di municipalità vista un po' come un'elite all'interno dell'UNESCO, e adesso invece prepotentemente sta assumendo una dimensione ampia. E perché ogni anno più di 100 città in tutto il mondo tentano di entrare dentro questo network. Il valore che si riscontra, il maggiore valore che si riscontra è quello della possibilità di condividere. Il verbo to share è quello più usato all'interno del network. Si condivide tutto, si condivide una cooperazione internazionale multilaterale. Che arriva da più parti nel mondo, che non è riferita soltanto ai soggetti, come dire, di riferimento ordinario che ogni città ha nel proprio ambito, nel proprio continente, nella propria aggregazione
istituzionale, per esempio nel nostro caso l'Unione Europea, si dialoga con il mondo, si dialoga con realtà molto diverse da noi, si dialoga a livello culturale, a livello imprenditoriale, si confrontano i mercati, si confrontano gli orientamenti e ci si confronta su una piattaforma che ormai è diventata un riferimento per tutti ed è una piattaforma appunto multilaterale, multidisciplinare, che è l'Agenda 2030 dell'ONU. Fino a pochi anni fa il confronto avveniva su due principali assi, che erano quelli del lavoro e della organizzazione e rigenerazione dei siti urbani. Oggi il confronto avviene più in ambito sociale, della valorizzazione delle comunità locali, dell'integrazione e inclusione sociale, dell'integrazione etnica delle popolazioni. Ed avviene anche su un altro tema molto importante che registra trasversalmente diverse componenti dell'agenda, che è quello dell'accessibilità, l'accessibilità a tanti fattori, l'accessibilità ai luoghi, ma anche l'accessibilità alla cultura, alla formazione, alla educazione e alla evoluzione sociale. Quindi, per questi motivi, per questa grande capacità di entrare nel cuore della città, di stabilire delle relazioni che entrano nel cuore delle varie città in questa condivisione diffusa e massiccia, per questi motivi le città rintracciano una opportunità maggiore rispetto a quelle che abitualmente hanno di fronte, perché nel dialogo che si innesca tra queste città si entra a contatto con il cuore vivo delle città stesse, e cioè con i sindaci, e cioè con gli operatori culturali, e cioè con gli imprenditori, con la parte più attiva e più disponibile alla crescita, all'innovazione che le città possono manifestare. Questo si è verificato in moltissime occasioni. Fabriano, come dicevo, è presente dal 2013, quindi sono quasi 10 anni che è dentro la rete, e io posso testimoniare, essendo lì da appunto tanti anni, che tutto ciò che sto dicendo è assolutamente misurabile. Nel 2019 Fabriano ha ospitato l'annual conference, cioè l'assemblea generale di tutte le città del network, e pensate che a Fabriano sono arrivati la quasi totalità, l'80% dei sindaci delle città allora rappresentate, erano 180 le città, quindi sono arrivati circa 120-130 sindaci da tutto il mondo, sindaci. Voi capite la complessità di organizzare la cosa, ma soprattutto la complessità di un sindaco che vive dall'altra parte del mondo, di arrivare in Italia e partecipare per 3 giorni a un forum assieme ai suoi colleghi per condividere gran parte della propria azione amministrativa e capire che cosa sta succedendo dalle altre parti in altre. E sono stabilite in quella circostanza, come negli anni precedenti, tantissime relazioni e tantissime occasioni di scambio. Questo è il principale dei valori che l'appartenenza al network porta. Poi naturalmente ci sono anche valori relazionali più diffusi e soprattutto valori reputazionali, o se volete accrescimento della competitività e dell'attrattività delle città. In questo devo dire che Modena è già presente, perché Modena è già un sito UNESCO, è già presente all'interno dell'UNESCO perché ha un sito patrimonio dell'umanità, quindi il suo valore reputazionale è indiscusso, la sua presenza nel mondo esiste, la sua notorietà è certificata, ma credo che nell'intenzione del sindaco, di Andrea, dell'amministrazione comunale, ci sia stato quell'accelerazione verso qualcosa di più dinamico. Ecco, se i siti patrimonio dell'umanità sono un elemento reputazionale statico, l'appartenenza al network delle città creative è invece un elemento dinamico e aggiuntivo a ciò che già si fa in termini di sviluppo e di crescita per una città. E Modena credo che, essendo uno dei cuori pulsanti
del nostro paese, e penso che abbia fatto questo ragionamento nel momento in cui abbia deciso di entrare nella rete. Il coordinamento italiano accompagna questi sforzi che le città fanno per cercare di dare una razionalizzazione alle candidature. Ormai abbiamo esperienza, abbiamo accompagnato diverse, dopo la nostra esperienza vissuta in prima persona, abbiamo accompagnato altre esperienze. Io ho seguito per esempio il progetto di Roma prima e ho seguito anche altre candidature, diciamo, partecipando quasi a tutte le diciamo, gli avvii dei processi di candidatura che si sono manifestati in questo periodo in Italia. Non ti sentiamo più, Vittorio. Per cercare di dare il massimo contributo e redigere nel miglior modo possibile un progetto di candidatura che è molto complesso, perché Modena deve individuare, oltre che raccontare se stessa nel modo migliore possibile, e quindi, come dire, raccontare quello che ha fatto, quindi il suo passato antico e recente, ma deve raccontare anche il futuro, quindi deve traghettare quel sapere, quei saperi, quel saper fare di cui parlava Andrea all'inizio, lo deve traghettare nel futuro, perché quello che sarà valutato principalmente è la capacità della evoluzione, della trasformazione degli elementi costitutivi dell'identità culturale del luogo nel suo prossimo futuro. E l'orizzonte è quello dei 3 anni futuri rinnovabili tante volte, ma l'UNESCO chiede ogni 3 anni un check delle attività, un check della presenza e della capacità di interagire, del networking, diciamo così, in modo tale da valutare se una città può rimanere nel network oppure se deve essere, come dire, allontanata per far posto ad altre che magari invece sono più dinamiche. E io credo, e finisco su questo, che Modena, avendo, come dire, mi è capitato raramente di vedere città così impegnate nell'evoluzione della cultura digitale. Uso questo termine, cultura digitale o città digitale, perché anche a livello disciplinare ormai io sono un urbanista, quindi ho insomma, esperto di policies urbane, quindi noi usiamo specificamente, abbiamo cominciato ad usare questi due termini. E per identificare proprio dei processi che sono in questo momento anche molto sfuggenti, perché sono molto ampi, molto prepotenti, veloci e difficili da codificare. Si sta scrivendo molto, ma ancora molto sfugge. Quindi parliamo in termini molto generici, però di cultura digitale, di città digitali, io ne ho viste molto poche. Modena è una di queste, che più coerentemente e in maniera più istituzionale di altre ha accompagnato questa evoluzione. Una, come voi mi insegnate, perché siete tutti appartenenti più o meno a quell'ambito territoriale urbano, Modena ha inserito l'alfabetizzazione digitale come uno degli assi portanti del mandato amministrativo di un'amministrazione comunale. Questo è un fatto rilevantissimo dal punto di vista, come dire, proprio della proiezione dell'orientamento amministrativo. Sono stati già avviati i rapporti con le istituzioni di riferimento a cui facevo cenno prima, la Commissione Nazionale e l'Ambasciata, e in futuro Modena dovrà misurarsi anche con un contatto diretto con il segretariato UNESCO a Parigi. Purtroppo la pandemia ha limitato ogni spostamento. In passato, quando questo problema non sussisteva, le città avevano, come dire, già dei rapporti abbastanza diretti e in presenza con l'istituzione UNESCO per conoscerla e per presentarsi a questo mondo variegatissimo e bellissimo che è l'umanità che sta all'interno di questa istituzione. Perché tutti i paesi sono rappresentati e tutti i paesi chiedono conto
del valore delle città che si candidano. Ecco, io penso di potermi fermare qui, forse ci sono domande, rispondo volentieri. Grazie Vittorio. La scaletta lascio la parola al professor Alcalà, che in rappresentanza dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia. Grazie Andrea, grazie a tutti e io vi porto anzitutto i saluti del rettore che oggi non poteva essere presente per impegni pregressi, ma che guarda assolutamente con interesse e devo dire con attenzione speciale questa candidatura. E aggiungo poche parole a quello che già è stato detto in precedenza, semplicemente per, come dire, dare conto della presenza dell'Ateneo e anche spiegare in qualche modo perché l'Ateneo ci ha tenuto a essere presente in prima fila in questa candidatura, che è una candidatura di processo, di sistema, come è stato spiegato. E certamente, diciamo, l'Ateneo è interessato non solo perché pensa e lavora quotidianamente nell'ambito, diciamo, di tutto ciò che è appunto la creatività, per utilizzare la categorizzazione che l'UNESCO propone, ma anche perché è uno dei fronti, diciamo, più vivi su cui in questo momento, con provenienze disciplinari completamente diverse, ma si cerca di lavorare, è proprio quello del digitale. Il digitale pone sfide in termini di ricerca, in termini di didattica, in termini di formazione. Le competenze digitali necessitano ovviamente di enti attuatori che non sono solo l'università, ma sono sicuramente anche l'università, che tra i suoi compiti ha quello di formare i formatori, quindi ha, come dire, da questo punto di vista una doppia responsabilità formativa. E su questo, appunto, l'Ateneo di Modena e Reggio ha, diciamo, fatto una scommessa in qualche modo, quello di potenziare in una chiave interdisciplinare, innovativa, la propria offerta e anche il proprio sguardo. Davvero utilizzando il digitale come una risorsa, come una sfida, ma anche come un oggetto su cui appunto la ricerca ha di fatto qualcosa da dire, perché sempre più, diciamo, appare evidente come il digitale sia un'opportunità e allo stesso tempo un processo complesso da governare e che è necessario governare. In questo senso l'Ateneo non poteva che, come dire, che essere al fianco di fatto dell'amministrazione comunale e può esprimere, diciamo, tutto il suo di fatto sostegno a questa operazione che anche dal punto di vista di un'università come è quella di Modena e Reggio Emilia, particolarmente radicata nel territorio, che quotidianamente lavora non solo con le amministrazioni, ma con molti stakeholder, con gli istituti culturali, con gli istituti che di fatto fanno parte di questo partenariato, dicevo, non può che essere questa una candidatura. Come dire, connaturata a quella stessa, alla stessa mission dell'Ateneo. Da questo punto di vista, pensiamo che la sfida, di questa candidatura e il surplus, in qualche modo, della presenza di un ente come l'università all'interno di questo partenariato, possa consentire di, guardare non solo appunto a un insieme di eventi, a un insieme di rigenerazione di attività legate alla rigenerazione urbana e quant'altro, ma anche alla stabilizzazione, alla capitalizzazione di tutte queste esperienze in termini appunto di restituzione di lungo periodo, fatto di competenze, di profili professionali e anche di generazione di nuova impresa culturale creativa. E per questo appunto l'università è, come dire, al fianco dell'amministrazione e di tutti gli altri partner che assieme meritoriamente stanno sostenendo questa iniziativa per cercare davvero di portare a buon esito una candidatura che pensiamo, e qui mi riallaccio a quello che diceva Vittorio Salmoni, sia di fatto strategica e per molti aspetti anche nel panorama nazionale costituisca un elemento di innovazione su cui davvero vale la pena investire e scommettere. Grazie al professor Alcalac. Chiudiamo questa presentazione con l'intervento del dottor Teloni per la Fondazione Brodolini, per il laboratorio aperto che rappresenta uno dei
primi processi e progetti che la città ha avviato nell'ambito relativo alla candidatura. Buongiorno a tutti. Intanto vorrei associarmi ai ringraziamenti verso l'amministrazione per l'iniziativa e per il coinvolgimento e l'invito che abbiamo ricevuto a lavorare insieme. E un saluto a tutte le istituzioni e le realtà che sono presenti. La missione principale del laboratorio aperto di Exaim, in linea con quello che ha delineato Andrea, che è la strategia generale del Comune di Modena, è la valorizzazione del grande patrimonio culturale, materiale e immateriale della città e la crescita di un ecosistema innovativo, di imprese creative nel territorio. Per crescere e per generare valore, l'innovazione deve abitare dei luoghi dedicati, aperti all'incontro, alla contaminazione, dove coltivare la creatività e restituire al territorio nuovi modelli di sviluppo. Questa è l'idea che abbiamo del laboratorio aperto, un centro di servizi per la collettività, aperto alla contaminazione e al trasferimento e all'integrazione di competenze e conoscenze. Il rilievo sulle competenze fatto prima da Matteo lo trovo particolarmente rilevante e importante. Abbiamo accolto con grande favore la candidatura della città. Crediamo e vogliamo mettere tutto il laboratorio aperto Exaim a disposizione di questa iniziativa, e in particolare attraverso due strumenti che riteniamo strategici, che in questi tempi difficili, diciamo, di pandemia, di distanziamenti, di crisi, il Lab ha disegnato e avviato. Uno è Clap, in partnership proprio con l'amministrazione, con DH More, un programma di innovazione nel settore dell'industria culturale e creativa unico nel panorama italiano, un processo di trasformazione di segmenti di industria culturale e creativa che tendono a integrare competenze e valori. E su questo il riferimento viene, ad esempio, con grande collegamento e coerenza con la candidatura al VRMF, il Virtual Reality Movie Festival, un format nato con il laboratorio e che dopo quattro edizioni del 2019, la scorsa estate, è stato inserito tra i 9 satelliti al mondo di Venice VR Expanded, un festival internazionale coordinato dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. E poi il secondo strumento che vedrà la sua inaugurazione alla fine di febbraio, che è quello che abbiamo chiamato il Digital Atelier, una infrastruttura fisica e cloud dedicata alla progettazione e prototipazione di soluzioni digitali per il sistema culturale, in cui tutti gli attori potranno trovare la possibilità di interagire con competenze e know-how in modo aperto. Io ringrazio ancora Andrea per l'invito, in occasione anche in attesa di vedervi al laboratorio aperto, vi saluto, auguro buon lavoro. Prima di tutto auguro buon lavoro a Vittorio, al quale confermo la nostra piena disponibilità, per ogni cosa che può supportare il processo di candidatura. Grazie Diego, colgo l'occasione per ringraziare nominalmente tutti i presenti, oltre ovviamente ai tre intervenuti, l'architetto Salmoni, il professor Alcalà e il dottor Teloni, per Fondazione Modena Arti Visive, il presidente Gino Lugli e il direttore di produzione Lorenzo Respi, la dottoressa Maria Chiara Montecchi per le gallerie Estensi, la dottoressa Donatella Solda per FEM, la dottoressa Cassanelli per Lacani per Emilia Romagna Teatro Fondazione, il direttore del Teatro Comunale Pavarotti Freni Aldo Sisillo, la dottoressa Ruggero per Arter, il professor Albarani per la Fondazione Collegio San Carlo e il direttore di Ago Modena Fabbriche Culturali Daniele Francesconi. Ci tenevo perché come dicevo, questa vuole davvero essere una candidatura di sistema e della città
guidato da questa candidatura, dagli agenti, dai soggetti culturali. Sempre dalla regia mi chiedono di accendere le telecamere perché per la stampa abbiamo bisogno di fare una foto tramite Cisco WebEx, e quindi chiedo a chi ha la telecamera spenta se è possibile di accenderla, così riusciamo a comparire tutti nella schermata di home, e ovviamente se qualcun altro degli ospiti vuole intervenire, disponibilità e apertura massima. Tanto vi chiedo di accendere la telecamera per chi riesce, per chi è collegato da remoto. Mancano due. Forse c'è un problema di connessione alle gallerie estensi, forse anche a Marco. Manca solo la Maria Chiara. Se non riesce, terremo lo scopo. Ok. Intanto dietro di me vedete il logo che è stato scelto e che accompagnerà il percorso. Abbiamo aperto una call rivolta ai giovani grafici, designer, per immaginare insieme a noi il logo che ci avrebbe accompagnato in questo percorso, con la realizzazione del logo e diciamo così, il concept che lo illustrasse. Il logo che vedete alle mie spalle è quello che è risultato vincitore, che idealmente racconta la trasformazione della città dal castrum romano in giallo verso il futuro. È la base che poi sta, vi raccontavo nell'introduzione del nostro progetto, cioè le radici solide del nostro territorio e lo sguardo rivolto verso le prospettive, le prospettive future. Da lunedì saremo online con il primo materiale grafico, con la mappa e con un sito dedicato che inizierà a raccontare questa candidatura e a raccontare i progetti e i processi in corso su questa candidatura. Idealmente ci auguriamo che entro la fine di marzo ci possano essere le condizioni per un primo incontro pubblico, mi auguro con una quota parte in presenza, qualora non fosse possibile lo realizzeremo del tutto online, per illustrare le prime azioni che si muoveranno in questo percorso di candidatura. Un po' di foto le abbiamo fatte, siamo più o meno tutti presenti. Se ci sono altri interventi o se c'è qualche prima richiesta o sollecitazione, ovviamente l'occasione è ghiotta, se no ci riaggiorniamo. Ringraziamo chi ha partecipato con noi in diretta, che ci ha già mandato dalla città alcune sollecitazioni e alcune domande, e partiamo con questo bel viaggio da fare insieme. Grazie.
Va bene, grazie ancora per la disponibilità, grazie a chi ci ha seguito, a chi ha condiviso e chi ha già illustrato, ci ha sollecitato rispetto ad alcune attività. È un segnale di attenzione che arriva dalla città molto importante e come dicevo prima, partiamo con questo bel viaggio da fare insieme. In una logica, come dire, positiva, non come la decliniamo in quest'anno, ma per guardare al 21 come un anno di ripresa e di ripartenza con la cultura, i suoi operatori, i soggetti culturali al centro del disegno della città futura. Grazie ancora a tutti, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci, grazie. Grazie. Arrivederci.